Ciao a tutti, sono Fabio Pellegrino, vi presento Simone Boscolo. Ciao a tutti. Siamo due formatori di St. Martin. Oggi siamo qui per spiegarvi il tutorial step by step del nuovo ciuffo Bombastic. Partiamo Simone? Partiamo. Il momento migliore è quello dello shampoo. Questo è un totale relax. Simone non è solo un formatore, ma un ottimo massaggiatore. Grazie. Ok, adesso Simone inizierà a ordinare tutti i capelli e a impostarli per avviare step by step la sua tecnica. Da questo momento in poi entriamo nel vivo del taglio. Simone vi farà notare step by step tutti i procedimenti per raggiungere questa linea. Inizierà nella parte frontale con una gradazione perpendicolare al soffitto, con un binario centrale largo 1 cm, andando a accorciare sempre di più nel vertice del capo, in modo di mettere in risalto questo ciuffo Bombastic. In questo momento Simone inizia dal tunnel centrale, porterà tutti i capelli verso l'alto fino ad arrivare al vertice. Dopodiché selezionerà delle ciocche sui laterali, portandoli tutti sulla prima tagliata, in modo di esprimere tutto il suo volume. Da questo momento Simone traccerà una linea centrale e la pettinerà perfettamente verso i paritali esterni. Dopodiché taglierà step by step tutte le sezioni a 0 gradi nella parte posteriore, appoggiando le nocche delle dita alla testa. Nella parte anteriore dei paritali si alzerà un pochettino, in modo da creare spessore e lasciare la parte anteriore più gonfia. Come avete visto, Simone ha tagliato tutte le sezioni della parte superiore e quella laterale. Adesso alleggerirà un po' i capelli, sia nelle lunghezze che sulle punte. Dopodiché comincerà a impostare tutta la linea del taglio, asciugando i capelli proprio nel verso in cui lui li taglierà. Come
potete vedere, Simone dedica molto tempo sull'asciugatura. Dopo aver sfoltito i capelli, preasciugato, ha applicato dei volumizzanti in modo che quando va a passare la spazzola crea una vera e propria energia alla radice. Li spingerà tutti verso l'alto e, come potete vedere, inizia il boscolo bombastic. Ok, come potete vedere il taglio comincia a prendere forma, l'asciugatura è ben fatta. Adesso Simone passerà la pre-sfumatura e dopodiché comincerà a usare le clipper. Dopo aver creato la presfumatura, il nostro boscolo passerà alla clipper. Farà una sfumatura molto corta, un bel razor, in modo che esprimerà tutto il gonfiore del ciuffo. Potete vedere il taglio continua a prendere forma. Simone ha accompagnato la pre-sfumatura con un 6 mm, subito dopo è passato un 3 mm, adesso spingerà ancora di più. Simone è andato sempre più corto nella rasatura. Ha iniziato con una 0,4. Adesso lui è impegnato nella dissolvenza della sfumatura.
San Martin Simone Boscolo si avvicina verso la fine. Ha spinto con la 0,5 mm sempre più. Adesso userà una shader. La shader non è nient'altro che un rasoio elettrico che serve per togliere o i microgradini o i perimetri. Ultime rifiniture. Guardate che perfetta armonia che c'è tra la sfumatura della basetta e la sfumatura della parte alta. È un'opera d'arte. Adesso Simone si esprimerà nel finish con la sua pettinatura bombastic. Bellissimo, grazie Simone. Grazie a te Fabio. Grazie di aver partecipato al nostro primo corso. Seguiteci, buon divertimento, grazie.